Allora, buonasera, dato l'orario, benvenuti al secondo corso di questa giornata. Io sono Emanuele Baldino, sono qui per parlarvi di video editing su Linux e come si può fare video editing appunto anche su Linux. Quella è la mia mail, se mi volete contattare successivamente per farmi delle domande o per qualsiasi cosa, e direi di cominciare. Allora, io ho deciso di cominciare questo talk parlando di un'affermazione che vedo molto spesso quando si parla di Linux in generale, che è questa: su Linux non esistono software professionali. È una frase che leggo tantissimo, è una frase che può essere vera in alcuni campi, ma se andiamo a vedere effettivamente nel campo del video editing la cosa è un po' diversa. Infatti, se andiamo a vedere un po' di programmi che esistono per il video editing a livello professionale, notiamo che, per esempio, Nuke di The Foundry, oppure Renderman della Pixar, o anche Maya di Autodesk, o Flame, sempre di Autodesk, o DaVinci Resolve, o Fusion, o Shake, che era di Apple, è stato dismesso nel 2009, Lycos e altri programmi che non ho nominato perché sarebbero veramente troppi, hanno una propria versione disponibile su Linux. Questo è molto interessante. Perché questa cosa? Beh, per capire questa cosa dobbiamo fare un minimo di storia. Sarà brevissimo, non vi frecherò troppo tempo. Allora, fine degli anni 90 c'è il boom della CGI, ok? Il boom della CGI cosa comporta? Comporta che la potenza di calcolo richiesta per poter elaborare effetti grafici ed effetti visivi aumenta considerevolmente. Ovviamente si vuole risparmiare, quindi le major vogliono risparmiare soldi. Cosa succede? Succede che Hollywood incontra Linux. Questa cosa non la dico io, questa cosa la dice anche The Enquirer, che ha scritto nel 2002, quello è luglio del 2002, articolo di The Enquirer, Hollywood adopting Linux. Adesso non ve lo sto a leggere, potete cercarvelo, come questo ci sono altri articoli, c'è un articolo anche sul New York Times, c'è un articolo sul Forge che discute se questa cosa sia una cosa positiva o una cosa negativa. Comunque è un dato di fatto che Hollywood adotta Linux, specialmente per le server farm. Dalle server farm si è spostata su le interfacce grafiche e quindi molti dei programmi che vengono utilizzati dalle major, comunque in maniera intensiva dai professionisti, hanno la loro brava versione su Linux. Tutto molto bello, tutto molto simpatico, piccolissimo problema: le licenze di questi programmi, se vanno bene, costano su, mi pare, Maya, quello costa di meno, che costa $200, Nuke mi pare che abbia una licenza circa di $3,000 o cose del genere, senza considerare programmi di Autodesk che all'epoca avevano licenze che andavano sull'ordine dei $17,000 o cose del genere. Insomma, quindi licenze, diciamo, non proprio alla portata di tutti e per le tasche di tutti. Cosa si può fare quindi? Qual è la soluzione? Beh, l'open source ci viene in soccorso proponendoci una serie di software open source gratis che ci permettono di poter lavorare sui video, quindi poter montare i video e fare questo tipo di lavori. Ci sono un po' di software, quello che vi presento oggi è KDE Live. KDE Live sta per KDE Non Linear Video Editor, perché noi adoriamo in maniera spaventosa generare nomi di codesta complicanza. Come si vede, potevano chiamarlo semplicemente, vabbè, non ho parole per descrivere questa cosa. È nato nel 2002, è appunto il programma che vi presenterò nella demo di oggi. È abbastanza semplice da utilizzare, ovviamente riferito al fatto che è un video editor, quindi va tutto messo nell'ambiente in cui stiamo parlando. Però ha una grande potenza di fuoco, si possono fare molte cose, possono avere molti stili di montaggio diversi. Non è l'unico, infatti è un periodo abbastanza buono per il video open source, per l'editing video open source, infatti ci sono molti vecchi programmi che stanno ritornando, si stanno rinnovando, stanno andando avanti, e altri programmi invece che stanno nascendo. Per nominarne alcuni, CineLR è nato anche lui nel 2002, è uscita quest'anno la versione 5.0, che finalmente risolve alcuni problemi interni che avevano loro di gestione, perché esistevano due versioni di CineLR, non sto qui a discutere su questa cosa.
era stato pensato per il processing real time, infatti è presentato come uno dei primissimi video editor che fa questa cosa, che fa processing real time, è estremamente potente, ma è alquanto confusionario, e con alquanto intendo tremendamente. Questa è l'interfaccia di Cinerera. È divisa in 4 schermate, ce ne potete aggiungere altre, ognuna ha la sua brava schermata. Io ho provato a usarla una marea di volte e non ci ho mai capito nulla. Altri programmi che esistono, PTV, è nato nel 2004, però diciamo che fino al 2009 era più un giocattolino che altro. Dal 2009 in poi si comincia a parlare di un video editor, diciamo, serio. È facile da usare, però difetta ancora di qualche funzione, secondo me. Questa è l'interfaccia diciamo, delle ultime versioni, questa dovrebbe essere la 0.94, che è l'ultima versione che hanno fatto uscire. E insomma, questo è Shotcut. Parliamo di progetti un po' più recenti, questo è nato nel 2011, è dagli sviluppatori di Melt. Cos'è Melt in breve? Melt è praticamente il framework, cioè la base su cui sono stati costruiti praticamente tutti i video editor su Linux, o quasi. Credo che forse solo PTV e Cinerera non usino Melt, quindi diciamo che sono gente che sa su cosa sta lavorando. Esce praticamente una versione al mese, se andate sul sito di Shotcut, ogni mese fanno uscire una nuova versione con aggiornamenti e cose particolari. Sono fuori di testa queste persone che fanno Shotcut, infatti hanno delle idee che sono folli, ma nella loro follia sono anche interessanti. Per esempio, Shotcut integra un motore HTML5, che voi potete pensare, ma cosa mi serve un HTML5 per fare video editing? E loro ti dicono, semplice, se tu devi fare dei titoli complessi, delle animazioni, del titolo, puoi usare HTML5 e lo fai in quel modo, che è follia pura, secondo me, ma è una follia che ha un suo senso ed è anche interessante. Questa è l'interfaccia di Shotcut, così come ce la presentano dal sito. La cosa particolare è che ogni pezzo è tipo... può essere fatto sparire, modulabile, quindi puoi far sparire tutto e lasciare al cliente che riproduca solo il video. Nella loro logica era così. Altra cosa, follia loro. Sono un po' fuori con il Shotcut, secondo me. Flowblade, questo è nato nel 2012. Ha una logica un po' diversa nel fare video editing, perché ha molte funzioni pensate per il taglio e l'inserimento della clip, perché ha una logica più cinematografica nel montare i video. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ha la concezione di spazio tra un video e l'altro, cioè si possono fare dei buchi senza video, però diciamo nel suo comportamento ottimale tende a mantenere tutto attaccato, perciò quando tu fai un taglio automaticamente riattacca i pezzi, un po' come succede nel cinema, che o hai prendo un fade to black oppure non vedi mai un buco dove non c'è assolutamente nulla, dove è tutto nero. Ci siamo fino a qui? Altra cosa interessante, è previsto l'inserimento di un compositor a nodi all'interno di Flowblade. Era stato previsto per l'1.4, è stato spostato all'1.6 la prima versione. Comunque questo è molto interessante, perché avere un compositor a nodi integrato aumenta considerevolmente la potenza di questo programma. Ok? Questa è l'interfaccia di Flowblade, credo che sì, questa dovrebbe essere l'ultima, l'1.2. Ok. C'è anche OpenShot, che sarà sicuramente nominato se andate a cercare video editor su Linux, trovate sicuramente OpenShot. OpenShot adesso la versione 1.4.3 non la consiglierei nemmeno al mio peggior nemico, perché tende a crashare con una facilità immensa e quindi è molto facile da usare, quindi è veramente un peccato. Però fin quando non esce fuori la 2.0, se esce, non vi consiglio di utilizzare OpenShot. Potrebbe essere un'esperienza veramente traumatica. Crasha praticamente ogni volta che fai un taglio, devi pregare che non crashi il programma. Cose così. Ok, quindi io direi di, dopo questa brevissima carrellata, io tornerei su Kden Live, farei vedere come funziona Kden Live. Se avete delle domande fino a qui potete farmele adesso, sono parte direttamente con la demo. Fantastico, allora andiamo a dare un'occhiata al nostro programma. Questo è Kden Live, ok? Prima cosa che vi voglio dire di Kden Live è che l'interfaccia è completamente configurabile. Cosa voglio dire? Voglio dire che se voi andate a prendere ogni singolo pezzo, potete spostarlo e metterlo dove volete, metterli anche insieme, in modo da rendere l'interfaccia più personalizzabile, insomma,
che possa andare bene per i vostri gusti. Per esempio, quello che io ho fatto è mettere in evidenza la lista degli effetti, questa qui, perché di default è insieme a queste cose qui e non si capisce, non si trova mai. Io l'ho scoperto dopo tipo 2 anni che esisteva la lista degli effetti, quindi la prima cosa che faccio di solito quando devo cambiare l'interfaccia è mettermi la lista degli effetti qui, perché viene comodo avercela lì, quindi avete tutto a portata di mano, avete anche la bellissima funzione di ricerca che potete cercare il vostro effetto e applicarlo molto più velocemente. Non sono le uniche disponibili, se andate in view avete un po' di robe che potete aggiungere all'interfaccia, per esempio la forma d'onda o cose così, che non sto qui a elencarle tutte perché sennò facciamo notte ed è già abbastanza tardi. Quindi qui le potete aggiungere, potete togliere, avete tutti questi componenti, quello che vi può servire, insomma, lo trovate in view e lo potete aggiungere. Altra roba, questa è sono in realtà, questa toolbar è controintuitivo, ma in realtà sono 2 toolbar e sono configurabili anche queste. Se andate su setting e configure toolbars, avete questa bellissima interfaccina che vi permette di aggiungere e togliere pulsanti sia dalla main, che sono tipo i primi pulsanti fino alla barrettina, sia dalla extra, che in realtà è solo esporta, tipo. Okay? E qui potete mettere i pulsanti che volete, potete mettere le shortcut per gli effetti che usate di più se vi servono, insomma potete fare un bel po' di cose carucce, sì, insomma, mettendole là sopra in modo da trovarle più velocemente. Okay. Questo è per quanto riguarda l'interfaccia, per poter personalizzare l'interfaccia di Kdenlive. Ora, andiamo a parlare di come si caricano le clip su Kdenlive. Allora, le clip su Kdenlive si caricano da qui. Questo pulsantino che è aggiungi clip e questa freccettina che se cliccata vi dice un po' di cose che potete caricare. Andando velocemente, aggiungi clip, potete aggiungere audio, video, immagini, un po' quello che volete. Aggiungi clip colore, vi aggiunge una clip di un colore che scegliete in maniera abbastanza evidente. Quindi per esempio qua io scelgo rosso e mi aggiunge una clip completamente rossa. Altre cose, clip presentazione è una traduzione un po' buffa per dire slideshow. Abbastanza buffa direi, devo ricordarmi di cambiare questa traduzione. Allora, cosa fa? Semplicemente da qui potete caricare una slideshow di immagini, quindi potete caricare insieme delle immagini. Potete farlo sia con foto per creare già automaticamente la vostra slideshow di foto già prefatta in modo da andare a farla a manina, sia invece dei frame, quindi per esempio per delle animazioni, perché può succedere che voi avete delle animazioni fatte frame by frame, no? Quindi avete tutti i singoli frame, dovete caricare tutti i frame da qua lo potete fare. Infatti qua è impostata come durata dei fotogrammi, qua potete anche decidere quanti fotogrammi deve stare per immagine, scegliete uno e avete un fotogramma e quindi potete decidere da qui. Noi qua scegliamo 5 secondi, andiamo a scegliere la cartella, qui lo potete fare sia a livello grafico così, sia scrivendo direttamente il path della cartella dove stava prima e andandola a prenderla qua. Quindi andiamo a prendere la mia bella cartella che si chiama Piccioni, adesso capirete perché, e sono e quindi qua ho caricato tutte le immagini che stavano in quella cartella. Potete fare automaticamente il dissolvi in modo tale che ce l'avete già fatto, e anche il wipe, che sarebbe come vengono spostate, cioè come si la transizione. Ok, qua potete sceglierla, potete scegliere un po' di transizioni che sono già precaricate, ce ne sono un po'. Qua per esempio facciamo linear X, quindi facciamo il classico wipe sul verticale. La morbidezza vi indica quanto farlo, come se farlo un po' sfumato o farlo proprio duro e puro. Qua lo mettiamo un pochetto. Animazione, se vi serve, in questo caso nessuno perché è così. E andiamo a fare ok, e qua ci sono le belle foto dei nostri piccioni, che adesso dovrebbero anche fare il partito. Mi sa che non l'ho fatto nemmeno partire, quindi sarà ben difficile. Ok. Quindi adesso dovrebbe andare, se non lo blocca. Si sta andando. Eccolo qua. E quindi adesso ho messo 5 secondi, per perciò ci vuole una vita tra una foto e l'altra. Però come vedete sta facendo la slideshow. Queste sono delle foto che ho fatto quando sono andato al castello di Gradara, che hanno lì un centro mitologico in cui hanno
tutti i gufi e rapaci, se volete andare lì, è molto interessante. Ok, questo per quanto riguarda la slideshow delle immagini. Andiamo avanti, aggiungi un titolo, banalmente mette un titolo, vi apre la titolatrice, che è questa interfaccia separata, fa cose molto basiche ma più o meno fa tutto quello che vi può servire per un titolo. Se avete bisogno di cose molto più grandi, molto più particolari, il mio consiglio è fatevelo su un programma di image editing come può essere GIMP, per esempio. Fatelo da GIMP, vi esportate l'immagine da GIMP, tanto legge l'immagine anche con le trasparenze, quindi non c'è assolutamente problema da quel punto di vista, se dovete fare cose più complicate, però nella media vi dovrebbe riuscire a bastare anche questo. Cosa importante, questo qui c'è una spunta che mostra lo sfondo. Se voi cliccate mostra lo sfondo, vi fa vedere quello che c'è in quel momento sul progetto, in modo da poter sistemare la scritta in base al vostro progetto. Ok? Quindi andiamo a scrivere qualcosa, potete scegliere sia la dimensione, il font ovviamente, la dimensione, il colore e il contorno che volete mettere. In questo caso metto un bellissimo ciao, con grande fantasia. Qua potete zoomarlo, potete cambiare la rotazione, per esempio facendo cose così, cose buffe. Questo è sulla Y, quindi la girate di così. E questo è sulla Z, e questo forse è quello che effettivamente mi serviva. Ok, anche da qui potete fare delle animazioni molto basilari, cioè inizio-fine. Qui fai modifica inizio, modifica fine, e praticamente vi fa la traslazione della sposta. Per fare animazioni un po' più complesse usate le transizioni perché sono più potenti. Questa è proprio una cosa base. Poi, potete aggiungere altro testo, oppure dei quadrati, che poi potete anche farli un po' in trasparenza se vi può servire, o delle altre immagini se vi può servire da caricare direttamente nella titolatrice. Premete ok e adesso avete il vostro bel titolo che potete caricare, e voi lo caricate e di base vi genererà già una transizione, però di base succede questo. Cioè non vedete quello che sta sotto. Perché? Perché per fare sovrapposizione, quindi compositing, per fare compositing, Kdel Live tratta il compositing come se fosse una transizione. Quindi bisogna aggiungere una transizione per fare compositing. Quello che potete fare è andare in questo angolino in basso, premere e aggiungere la transizione, la mettete su tutta la parte di base, fa dissolvi, poco utile, ne avete tipo 20 milioni. Quelli che vi possono essere più utili sono il composito, che fa di base, mette la scritta, potete cambiare le dimensioni, cambiare un po' tutto. La fine, che è come il composito, però permette anche di fare rotazioni, girare la scritta, fare cose così. Poi c'è il dissolve, il wipe, c'è tutto il listone, andatelo a vedere, sicuramente c'è anche la transizione che avete in mente. Cosa particolare, se voi vedete qui, c'è questo diciamo rombetto qui, quello è un keyframe. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi, che tutte le transizioni e anche molti degli effetti sono keyframmabili, vuol dire che voi potete generare un momento all'interno della vita di quel clip nel quale cambiare lo stato della transizione. Per esempio, se io mi sposto un po' avanti e qua genero un altro keyframe, posso cambiare la posizione del mio keyframe, e quello che succede è banalmente che io ho generato l'animazione che mi sposta la scritta dal punto A al punto B. Ne potete fare quanti ne volete, e quindi in questo modo potete fare tutte le animazioni. Questo col compositing potete solo rimpicciolire, allargare, traslare. Con la fine potete anche ruotare e fare tutte le cose buffe. E poi ci sono tutti gli effetti con cui potete fare ancora cose più buffe, quindi potete fare molte delle animazioni che posso dire meglio, stanno andando avanti i piccioni nel frattempo. Sì, sono un amante dei piccioni, se lo si fosse capito. Allora, questo per quanto riguarda le transizioni, ce ne sono un po'. Andiamo a vedere un po' di effetti. Qui avete tutto l'elenco degli effetti, che sono divisi per tipologia.
Le transizioni le ha messe a caso, gli effetti le ha messe un po' meglio nella versione 15.12, che dovrebbe essere quella che esce a dicembre, dovrebbero sistemare anche gli effetti in maniera un po' più caruccia, di avere delle icone infinite dove non si capisce nulla. Ce ne sono un po', ci sono, diciamo, quelle di movimento, restringe, trasforma, che quindi sono crop, quindi taglia, larga, stringi, ce ne sono un po' per tutti i gusti. Andatevi a cercare, ci sono più o meno tutto quello che vi può venire in mente. Adesso questo lo lasciamo qui, andiamo a caricare un po' di file e andiamo a vedere un po' di cose buffe che possiamo fare su KDLI. Allora, cosa che a me, allora, una cosa in particolare che volevo dirvi, qui è uscita fuori una P, ok? Da cosa è dovuto quello? La P indica che KDLI ha generato una clip proxy, cioè una clip rimpicciolita per lavorare. Per fare questo sono o nei settings, oppure quando generate un nuovo progetto, da qui per esempio, potete scegliere sia il profilo e tutte queste cose qui, sia qua sotto clip rappresentativa, altra traduzione del cavolo, ma vabbè. E qui potete decidere le dimensioni del video, cioè oltre quanto voi volete che vi venga generata la clip rappresentativa. Esempio banale, se dovete lavorare su formati 4K o insomma formati di belle dimensioni grosse, può essere che il vostro PC non sia esattamente contento di fare una cosa del genere. Quindi utilizzare una clip proxy o una clip rappresentativa come traduzione italiana potrebbe essere un'ottima idea. Ok? In questo caso, visto che questi file li avevo già caricati almeno una trentina di volte per fare i test, la proxy era già stata generata e quindi l'ha automaticamente caricata. Nel caso vi apparirà sotto una barretta blu sotto la clip che vi farà andare avanti per un po' fino a quando non ha finito di processare, poi vi apparirà qui. Se per qualche motivo non volete più la proxy perché volete lavorare sul materiale originale, cliccate su con il tasto destro, clip rappresentativa, togliete la spunta da clip rappresentativa e avrete la vostra clip originale. Adesso andiamo a vedere un po' di cose buffe che si possono fare. Purtroppo non ho l'audio da farvi ascoltare, ma tanto non è dell'audio interessante. Andiamo a caricare un po' di clip. E allora, una delle cose che bisogna fare abbastanza spesso quando si fa video editing, è una delle cose che odio di più nell'universo, è allineare audio e video. In questo caso abbiamo due registrazioni e un audio che è semplicemente una delle registrazioni passata su Audacity per pulirla dal rumore di fondo, che sono tutte la stessa traccia. Peccato che le registrazioni siano sfasate, perché ovviamente qua vedete che questa è partita prima e questa è partita dopo. Come si fa ad allinearla? Che del live ci viene in aiuto perché lo fa in automatico. Infatti, se voi andate sul tasto destro su una qualsiasi clip, potete fare imposta riferimento audio. Voi cliccate su imposta riferimento audio, lui processa e ha finito di processare. Cliccando sulle altre clip che hanno quell'audio, fai allinea audio a riferimento e lui, da bravo bambino, li allinea da solo e io non lo devo fare a manina o con un'operazione strana tipo clapping, quindi mettermi ad applaudire vicino come un deficiente per riuscire ad allineare tutto. Ok, ora, altro trucchetto che può servire, per esempio qua io ho due telecamere e voglio fare il montaggio delle due telecamere. Se voi andate sul monitor di progetto e cliccate il tasto destro, c'è Divide Visuale. Cosa fa Divide Visuale? Divide la visuale. E quindi voi potete fare play e come vedete vedete i due video che sono allineati, ok? E quindi potete vedere in che punto andare a tagliare e togliere i pezzi, rimettere i pezzi, ok? Per esempio qua torniamo indietro, per esempio qua ci dovrebbe essere un punto per far capire in cui mi giro, adesso sì, ecco qui per esempio mi giro, vado a cliccare su taglia, faccio il taglio, vi appare una forbice grande come una casa tipo, non vi preoccupate, se siete molto vicini alla linea fa riferimento alla linea. Quindi non c'è il problema che c'è un'icona più grande della mia mano, tipo, non è un problema, fa riferimento alla linea comunque. Quindi qua ho tagliato, se poi vado avanti ci dovrebbe essere un altro punto in cui mi rigiro, qui per esempio, l'ho beccato al volo,
questa cosa non l'ho provata almeno 80 volte per riuscire a beccarla al volo? No. Ok. Quindi qua ho fatto i tagli, quindi adesso semplicemente vado a cancellare le parti che non mi servono, che sono 1, 2 e 3. Metto tutto assieme, magari li metto anche belli qui, e ho il mio bravo montaggio fatto per bene. Togliamo la visuale divisa, magari, che può essere interessante. Il mio bravo montaggio fatto per bene, in cui mi giro e cambio la telecamera, fatta in maniera abbastanza indolore. Ok. Quindi, se volete fare operazioni di questo tipo, che la DV visuale regge fino a 4 telecamere, perciò fino a 4 telecamere ve la potete cavare. Se siano più telecamere, venite da me, perché se avete 5 telecamere, parlatemi, perché c'è qualche problema, prestatemi una. Ok. Quindi, altra cosa che volevo dirvi, da qua potete inserire tracce, ok? Potete inserire tracce prima, dopo, se dovete inserire traccia video, traccia audio, potete inserirne quante ve ne servono. Io di base te ne da 3 video e 2 audio, che sono, diciamo, abbastanza per fare l'80% delle operazioni che dovete fare. Nel caso ve ne servano di più, potete tranquillamente aggiungerle, potete mettere veramente quante volete. Ok? Altra cosa, andiamo a cancellare questa cosa qui. Andiamo a caricare questa clip che vi faccio vedere un paio di cosette finali. Allora, questa clip arriva da un video, cioè da un film open source che hanno fatto, vuol dire che tutto il materiale è disponibile in Creative Commons, vuol dire che io posso usarlo senza che nessuno venga a cercarmi. Quindi, come vedete, è in green screen. Ok? Questo perché da Cade Live possiamo fare anche Chroma Key. Ci sono vari sistemi. Quello, diciamo, più semplice è utilizzare questo, che è blue screen, che voi non andate a mettere un effetto, che andate a scegliere il colore, ok? Ovviamente se non metto niente sotto sarà ben difficile che voi vediate qualcosa, ok? Composito, e come vedete ha tolto il colore. Ovviamente adesso è venuto un po' male perché ovviamente il chroma key ha estremamente bisogno di amore e di attenzione per farlo uscire bene. C'è tutta una serie di plugin per sistemarlo, pulirlo, mettere il colore, cioè mettere sopra il colore inverso in modo tale da pulire anche le possibilità di riflesso di colore verde che vi possono venire in faccia se usate un green screen. Se andate praticamente su YouTube, cercate Cade Live, green screen o Cade Live, chroma key, vi vengono qualcosa tipo 800 video diversi che vi spiegano come si fa, come si pulisce, come può essere fatto tutto. E così in questo modo potete andare appunto a togliere il grigio, cioè il verde, sì, il grigio. Il verde e appunto avere questa bellissima cosa. Altra cosa che volevo vedere, che ovviamente, altra cosetta che vi voglio dire, io sto usando Ubuntu 15.04, quindi la versione di Cade Live è quella, è la 9.10, è uscita lunedì la 15.10 mi pare, che ha come versione di Cade Live la 15.08, che è bellissima la versione di 15.08, peccato che quello che vi sto per dire adesso sulla 15.08 è rotta. Quindi se avete la 9.10 potete fare questa cosa, se avete la 15.08 è stata rotta nella 15-12, dovrebbero sistemarla. Allora, andiamo a vedere. In questa ripresa, se vedete in alto nella ripresa al centro, c'è un microfono che appare. Ok? Ok? Là in alto. Il microfono in questione non ci piace. Vorremmo, insomma, diciamo che sparisse in maniera abbastanza... qua ho tolto sta cosa, non lo devo togliere, in maniera abbastanza evidente, non ci piace, e quindi andiamo a toglierlo. Esiste questo altro bellissimo effetto, che è rotoscoping. Il rotoscoping di mestiere taglia pezzi di video con la forma che volete, ed è diframmabile, come vi ho detto prima, quindi potete modificare nel tempo la forma della maschera che state andando a generare. In questo caso io prendo qua, mi genero una maschera estremamente precisa perché mi interessa della precisa,
qua è Brighton Key, in realtà noi vogliamo che lo tolga, quindi facciamo subtract, ok? E il microfono non c'è più. Questa cosa è keyframmabile, perciò la potete modificare nel tempo. Quindi se dovete fare effetti particolari, tipo zone tutto grigio con una zona in colore di un tizio animato, potete farlo veramente in rotoscopi. Non ve lo consiglio vivamente perché è una egregia e suprema rottura, perché dovete farlo tipo frame by frame, o quasi. Quindi dovete mettermi lì pianino pianino, però è l'unico modo con cui si può fare, perciò si fa così qua, si fa così in tutti gli altri programmi dell'universo, praticamente. Ok? Altra cosetta interessante, se voi cliccate qui, di fianco, vi fa ripristina effetto, ve lo mette in, normalmente, salva effetto. Potete salvare gli effetti, quindi quando voi generate un effetto, per esempio dovete applicare, esempio classico, voi applicate Corners, che è un effetto che praticamente prende il video e gli cambia gli angoli in modo tale da, da modificarlo in base agli angoli che gli impostate. Avete per esempio un'immagine fissa e voi fate il Corners che è sempre lo stesso. Voi lo andate a salvare, così ce l'avete salvato, e ogni volta che andate a cercare quell'effetto lo buttate dentro. È quello, ed è quello rimane. E questo salva l'effetto. Crea gruppo, genera un gruppo nel quale potete mettere più effetti, tutti insieme. Che tra le varie feature interessanti che hanno è che potete salvare quei gruppi. Quindi se voi avete uno stack di effetti che applicate sempre uguale, potete generare un nuovo gruppo, che è questo, fare salva gruppo, voi prendete gli effetti, li buttate dentro il gruppo. Adesso il gruppo di effetti comprende blue screen e rotoscoping. Se voi andate a fare salva gruppo, vi salva il gruppo direttamente con lo stack, che potete metterlo quanto lungo volete, e quindi ce l'avete già bello e pronto, non dovete ogni volta rimettervi a rifare cose in maniera brutale, direi, no? Che potrebbe essere molto interessante per risparmiare tempo. Ultime due cose, l'esporta. Se voi cliccate su esporta, vi fa l'esportazione in maniera evidente. Qua potete scegliere i formati, ce n'è un po' di tutto. Per esempio qua di solito io uso l'MP4, la CCDR, perché io di solito uso YouTube e questo è abbastanza, diciamo, compatibile con YouTube, non si incazza YouTube, quindi siamo molto felici di usarlo. Qua mettete il titolo, decidete dove salvarlo, eccetera, eccetera. Due cose, esporta file, crea uno script. Esporta file, vi esporta il file in quel momento specifico. Crea uno script, vi fa lo script che poi potete lanciare, quindi voi potete generare tutta una serie di script, ve li lanciate a parte successivamente, una volta lanciati lo lasciate andare e quindi in un secondo momento avete tutti i video belli esportati per bene. Altra cosa, se io vado a salvare questo progetto e lo vado a salvare qua, salvo come ciao, ho salvato il progetto, vado a creare un nuovo progetto. Adesso se io faccio apri clip e vado a selezionare il progetto e apro il progetto, come vedete mi ha aperto il progetto come se fosse il video renderizzato. Quindi cosa fa lui? Prende il progetto praticamente è un file di testo in cui ci sono scritte tutte le operazioni che ho fatto, lo va a interpretare. Una volta interpretato, io lo posso utilizzare come se fosse una normalissima clip, e quindi qua c'ho la bellissima clip con tutti gli effetti, le sovrapposizioni che ho fatto. Ok, domande fino a qui? Quello che dicevi che si è rotto è rotoscoping? È rotoscoping, okay. Sì, è rotoscoping che nella 15.08, perché stanno pulendo del codice da sotto, quindi nel passaggio hanno rotto un paio di funzioni, quella principale è rotoscoping. È possibile fare la fusione dei livelli? Overlay, aggiungere? No, perché non lavora livelli in realtà. Ok? Cioè, i livelli sono le varie timeline sovrapposte una all'altra.
non c'è una vera e propria sovrapposizione, ok? Non è cose tipo Photoshop che fa queste cose qui, ok? Quindi io se voglio domani aprire il mio progetto così, esattamente con gli stessi, con le stesse sovrapposizioni che avevo, non posso più. No, perché no? È perché hai appena detto che se tu vai a rendere a fare il video, tu te lo renderizza. Cioè, il progetto è una cosa, il rendering è un altro, ok? È come quando fai, è come su qualsiasi certo, tipo anche su GIMP o su quei programmi là. Una cosa è il progetto salvato, ok? Un'altra cosa è l'immagine che hai tirato fuori, ok? Qui, una cosa è il progetto che stai salvando per riaprirlo in seguito. Un'altra cosa è avere il video renderizzato per tirarlo fuori, per metterlo dove volete, per farci quello che volete. Ok, sono due cose diverse, ok? Sì, no, mi ero sfuggito il passaggio. No, semplicemente la cosa che volevo farvi vedere, che potrebbe averti dato in confusione, è che io ho aperto il progetto come se fosse un... No, è semplicemente che lui legge il progetto e lo analizza in tempo reale, quindi te lo fa vedere come se fosse un video. Ma il progetto è un progetto, lo riapri ed è esattamente come l'hai lasciato, l'ultima volta che l'hai salvato. Ok? Altre domande? Molto bene. Tutto ciò è molto bello, ok? È tutto molto bello, tutto molto simpatico. Però potrebbe servirmi qualcosa di più. Per esempio, io devo inserire all'interno... Sì, grazie, molto gentile. Per esempio, io devo inserire all'interno scritte 3D, devo mettere animazioni, devo fare cose un po' più complesse di quelle che può fare che dell'AI. Cosa faccio? Beh, anche qui abbiamo delle alternative. L'alternativa principale è Blender. Blender è un programma che in realtà nasce per fare rendering e animazione 3D. Però il buon Blender ha al suo interno anche un compositor e un video sequence editor. Quindi può fare anche video editing. Okay. In realtà Blender potrebbe farvi anche il caffè, perché può fare veramente di tutto un po'. L'unico problema effettivo è che devi essere veramente un ninja per riuscire a per fare le cose da Blender. Questa è una delle milioni di interfacce, di milioni di sottoprogrammi che può fare Blender. Se volete imparare qualcosa di più di Blender, perché vi serve Blender, appunto ve l'ho detto, per inserire nei vostri video animazioni 3D, che possono essere scritte, che possono essere... dei robot giganti che vi siete creati, che volete inserire, che vogliono essere buchi nel terreno, quello che volete. Quello che potete fare è che ci sono centinaia, e non sto scherzando quando dico centinaia, di tutorial online, e se volete vedere effettivamente quello che Blender può fare, quello che Blender può realizzare, la Blender Foundation è quella che ha fatto quella che fa i video che ho detto prima, no? Quelli open source. Quindi ci sono questi film, che in realtà sono dei corti di 10 minuti l'uno, creati dalla Blender Foundation, che potete andarvi a vedere per vedere l'effettiva potenza del programma. Quelli che ho citato sono l'ultimo, il più famoso è quello che fa CGI, che sono Cosmos Laundromat, che è l'ultimo che hanno fatto, che è un film che è presente animazione 3D, Big Bang Bunny, che è quello più famoso, è il coniglietto che vedete più o meno dappertutto ogni volta che vogliono far vedere. Per esempio, quando vogliono far vedere i programmi che producono video, mediamente c'è il faccione del coniglio che vi appare, ed è lui, ok? E poi Tears of Steel, che è un film che hanno fatto appositamente per far vedere la potenza di Blender per fare effetti 3D, per fare CGI, ed è un film ambientato in un futuro post-apocalittico, stracolmo di robot, cose strane, scritte, gappare, insomma, abbastanza bordelloso, la storia è un po' è stato fatto interamente per far vedere cosa poteva fare Blender. Altro programma che volevo citarvi prima di terminare è Natron. Natron è un compositor a nodi. Sapete cos'è un compositor a nodi? Ve lo devo spiegare brevemente? Allora, un compositor a nodi è un compositor come potrebbe essere, diciamo, in parte After Effects.
Solo che invece di utilizzare la timeline, utilizza dei blocchi, che chiama nodi, che collegando questi blocchi uno insieme agli altri, uno con gli altri, genera gli effetti. È un po' più complesso di usare la timeline, però è molto più potente. Infatti lo standard attuale per i compositor si sta spostando verso i compositor a nodi. Tutti quelli più, tutti i compositor utilizzati, più o meno, che sono Nuke, che sono Fusion, insomma, tutti questi sono dei compositor a nodi, perché permettono maggiore precisione e maggiore potenza, effettivamente, una volta che si è imparato ad usarli. Natron è un progetto di questo tipo, ispirato a Nuke, che è, diciamo, uno degli standard utilizzati, ed è anche compatibile, i plugin sono compatibili con quelli di Nuke. È estremamente giovane, è nato nel 2013, cioè meno di 2 anni fa, però cresce estremamente in fretta, siamo già alla versione 2.0. E poi la cosa interessante è che Parigi 8, l'università di Parigi 8, che è l'università per effetti visivi, effetti grafici, ha deciso di adottarlo insieme ai programmi soliti, insieme a Blender e Krita, che è un programma per il disegno digitale. Okay. Qua sotto queste slide poi saranno disponibili, questa è un'intervista che hanno fatto al rettore di Parigi 8, che vi spiega bene perché sono stati adottati questi programmi, quali erano le motivazioni, quali sono effettivamente quello che si è detto e qual è stata la reazione anche degli studenti. E questo cosa vuol dire ai nostri effetti? Vuol dire che questo programma è effettivamente utilizzato, se non dico in produzione, ma almeno da qualcuno che produzione la vuole fare, e questo vuol dire che sicuramente avrà molto margine per migliorare se stesso e per poter appunto diventare un programma effettivamente molto potente ed apprezzato. Questa è l'interfaccia di Natron, vedete qua ci sono tutto il sistema di nodi che vi avevo detto, si inseriscono in questa qua. Okay. Se ci sono domande che mi volete fare, altrimenti dimmi. Volevo parlare prima delle tipi proxy, quelle vengono generate per venire la computazione quando magari la preview in alto a destra faccio, ma poi quando faccio l'esportazione, ovviamente l'esportazione la fanno sulla clip originale. Okay. Devo specificargli l'unica cosa che potrebbe succedere, che mi pare bisogna stare un po' attenti, è quando tu utilizzi il progetto salvato come clip. In quel caso la proxy e il progetto salvato vanno un po' in confusione uno con l'altro, però il rendering lo fa su quelle originali. L'esportazione lo fa, diciamo, prende il sì, sì. Lo fa su, sì, sì. Serve semplicemente per evitare di dover lavorare sui video, certo. mentre stai lavorando, è inutile lavorare sul formato enorme che ti fa laggare il PC e ti fa distruggere tutto. Altre domande? Se io imposto in un progetto un altro progetto, come ho fatto vedere prima, per lavorare sul primo progetto devo per forza chiudere e riaprire quello. Puoi fare, sì, devi riaprirlo e... Non c'è una funzione che presenta le sequenze di quello. Quella è una cosa molto bella, ma no. Ci sono altri, mi pare che altri lo implementano, altri di quelli che ho elencato prima. La stessa cosa per bisogna chiudere. Sì, che nel live molti si stanno lamentando di questa cosa, che non c'è effettivamente il sistema di sequenze, che diciamo è una delle cose più grosse di cui senta mancanza, però non c'è. Serve se i progetti, secondo me, la cosa è che se è un progetto veramente grosso, allora sì, cominci a sentirne il peso. Però siamo su progetti medi, piccoli, non è un grosso problema secondo me. Altre domande? Grazie per la vostra attenzione.